In Val Vermenagna, Alpi Marittime, si è riaperto al traffico il grande viadotto di 260 metri. All'inaugurazione è intervenuto il ministro Romita, come piemontese tra i piemontesi, e gli ha detto: valigiano tra i valigiani, ingegnere tra gli operai. Primo contatto, prima scintilla del trolley sul filo dopo quasi due anni. La linea che si riapre è quella del Col di Tenda, una delle più importanti vie di traffico tra l'Italia e la Francia. Sui campi di sci i bambini offrono una loro versione di Biancaneve. I sette nani simboleggiano forse la solidarietà delle regioni finitime alla Val di Roia, una delle terre che stanno per esserci strappate. Ma la favola ha una morale: il cattivo finirà col pentirsi dei torti che ha inflitti. Cesserà il tempo del malvolere. Torneranno allora i giorni lieti, che qui sono simbolicamente anticipati dall'intrecciarsi delle danze in costume.